Buongiorno ragazzi, oggi abbiamo la natura e le mucche e il dindon se li sentite. Allora, video fine mese, quindi video BookTube Italia Gemme Perdente. Un progetto di Mr. Tellino, ormai lo sapete già tutti, nell'info box tutte le informazioni, sia qua su, per partecipare su YouTube, sia per partecipare su Instagram. Allora, la casa editrice indipendente estratta per questo mese era la Faz Editore, e della Faz Editore io avevo comprato, l'avevo comprato usato, un libro di Jonathan Carroll, Mele Bianche, che è questo. Allora, di questo autore io lessi il mese scorso La Forza del Leone in ebook e mi piacque tantissimo. Troverete poi una recensione sul wrap up che uscirà credo settimana prossima. Per cui ho detto perché no, ho detto mi è piaciuto talmente tanto che vabbè, vado a recuperare un paio di altri suoi libri, tra cui Mele Bianche. Ora, Mele Bianche, io non so se voi avete, chi di voi ha già letto Jonathan Carroll. Jonathan Carroll è secondo me uno scrittore che difficilmente si trova sul mercato degli scrittori, ovvero è un visionario, totalmente un pazzo visionario. I suoi libri sono un misto tra situazioni reali comunissime e rilette, riviste in una veste quasi spirituale, ma non parliamo né di New Age né di spiritualità, di nulla. È un misto, cioè riesce a raccontare un evento normalissimo che può succedere a tutti noi, ma riesce a dargli una connotazione totalmente visionaria. Vi faccio un esempio: in questo libro l'apertura inizia con la descrizione del protagonista, che si chiama Vincent, che è a cena con la sua nuova ultima conquista e riceve una telefonata. Dicevo, il libro appunto si apre con la cena del nostro protagonista con la sua nuova fiamma e riceve una telefonata dall'ex moglie che lo avverte che un suo carissimo amico, Bruno Mann, è praticamente deceduto. Nel momento in cui lui riceve questa telefonata, lui si volta, diciamo, verso la vetrina del ristorante e vede Bruno Mann che parla con la sua fidanzata. Per cui dice: c'è qualcosa che non quadra, se è morto, come fa a essere qui? E da qui, da questo incipit, nasce tutta una storia in cui è presente, sono presenti tutti gli elementi della vita, ovvero la nascita, la morte, l'amore, il caos e il senso del sacrificio. In questo libro il protagonista, che tra l'altro è un pubblicitario che ama particolarmente le donne, ama ogni donna perché ogni donna trova un particolare diverso, trova una caratteristica diversa, anche se poi ha una donna che lui ama profondamente più di tutte, e mi ha molto stupito, mi sono rimasta piacevolmente colpita dalla descrizione che fa Carol di queste due persone, di Vincent ed Isabel, perché nell'affrontare il problema, nell'affrontare il fatto che c'è qualcosa che non quadra, c'è il caos che ha preso il sopravvento sulla terra perché gli piace questa terra e non vuole abbandonarla e lasciarla, loro poi dovranno in realtà affrontare una serie di situazioni paradossali per cui avranno la possibilità di combattere il caos. Non vi dico altro, se no vi faccio degli spoileroni allucinanti. Sappiate che è un libro che ogni volta che andate avanti nei capitoli vi sorprenderà costantemente. Il caos che prende forma umana, il caos che si insinua nelle vite delle persone, una morte che può essere vinta, si può ritornare, ma cosa è successo e dove si va dal momento in cui si muore al momento in cui si ritorna?
in che posto si va? Si va in purgatorio, si va all'inferno? Cosa viviamo in quel periodo? Cosa apprendiamo? E quando ritorniamo, perché non ci ricordiamo nulla? Quindi non è un libro New Age assolutamente. È un libro talmente pazzo e talmente folle che leggerlo vi terrà incollati alle pagine. Isabel e Vincent avranno poi la possibilità di vincere il caos, non vi dico come, avranno l'aiuto particolare di un essere, di una persona che si chiama Coco e che era diciamo, l'attuale ragazza di Vincent, che si rivelerà in realtà non essere una comune ragazza. Ci saranno degli animali, gli animali dello zoo che difenderanno a costo della loro vita Isabel e Vincent. Perché? Perché gli animali sono esseri che si trovano su questa terra per difendere l'uomo. E laddove c'è una concentrazione di animali, come all'interno di uno zoo, vi è una forte concentrazione energetica a difesa dell'uomo. È una loro scelta. Io non amo gli zoo, io non amo personalmente le situazioni in cui gli animali debbano essere costretti per il piacere dell'uomo. E sono sincera che quando ho letto questa sua visione del perché gli animali si trovassero, diciamo, in questo zoo, beh, mi sono leggermente consolata, anche se è solo un libro ed è soltanto un'idea bizzarra, a cui insomma fa riferimento. È un libro di 300 pagine che io ho letto e ho bevuto e ha uno stile di scrittura molto, molto lineare, molto, si fa leggere ed è una sorpresa dopo l'altra. E l'idea che il tempo possa essere gestito. Il tempo passato non può essere, ciò che è stato fatto nel passato non può essere modificato, ma il presente e il futuro sì. E quindi nel passato abbiamo una sicurezza, una certezza. Da lì possiamo cominciare. Vincent, se ve lo dico vi faccio uno spoilerone gigantesco, comunque avrà delle capacità, gli saranno date delle capacità per cui lui riuscirà e potrà vincere il caos, ma con sacrificio, sacrificando qualcosa che per lui è molto importante. E niente, io qualunque cosa vi dico, vi posso dire su questo libro, beh, sulla storia, è uno spoilerone gigantesco, quindi preferisco non dirlo. Io ve lo consiglio, vi consiglio questo libro perché è scritto in modo magnifico. Un commento di Stephen King su questo libro dice: Jonathan Carroll fa paura quanto Hitchcock, quando non fa ridere quanto Jim Carrey. Allora, non sono pienamente d'accordo perché Jim Carrey agli inizi mi faceva un sacco ridere, Jonathan Carroll non mi fa ridere, mi fa riflettere. E non mi fa paura quanto Hitchcock, perché non lo trovo così pauroso, lo trovo anzi fantasioso, lo trovo sopra le righe, lo trovo stimolante nella sua curiosità e nelle teorie che ogni tanto tira fuori, lo trovo originale, ecco, originale. Io non ho mai trovato un autore così originale. Mi ricorda in modo particolare, non per i temi trattati, ma per la modalità con cui li tratta Stefano Benni. Anche Stefano Benni tira fuori, no, delle cose da una semplice situazione vissuta normalmente. Ecco, Jonathan Caro fa esattamente la stessa cosa. E quindi io ve lo consiglio, è stupendo. La descrizione che più mi ha colpito in questo libro è quando Coco cerca di spiegare a Isabel come sono strutturate le nostre vite e cosa avviene dopo la nostra vita. Lei fa l'esempio di un mosaico. Allora, tutte le nostre azioni, tutti i nostri ricordi, tutto ciò che noi facciamo, ogni volta che noi facciamo, pensiamo, sentiamo, agiamo, si costruisce una piccola testa di un mosaico. Alla fine della vita noi abbiamo
un puzzle enorme. Ogni tessera è importante, ogni tessera ha un suo significato, è un'azione, un ricordo, una sensazione, un'emozione. Tutto questo mosaico singolo di ogni individuo rientra quando muore all'interno del mosaico più grande, no? Immaginate un puzzle ancora più grande in cui il vostro mosaico in toto è una singola tessera. Se voi non inserite la vostra singola tessera nel mosaico più grande, il mosaico è incompleto. Ecco, questa è la descrizione riassunta di ciò che fa Coco per spiegare cos'è Dio. E dice che ogni tot di tempo Dio si rinnova dal mosaico gigante, come il Big Bang, no? Fa l'esempio, dice avviene un enorme Big Bang e dal Big Bang, quindi si dal centro a fuori e da fuori al centro, per cui avviene un enorme Big Bang e poi le particelle che rimangono cominciano a ricreare di nuovo un altro mosaico. Ecco, questa descrizione per me è stata magnifica. È lunghissima, prende tipo 2 o 3 pagine ed è meravigliosa. Oh, meraviglioso questo libro. Io penso che sarà uno dei. Eccolo qua. È come il sandwich d'acqua. Noi pensiamo che il tempo sia fatto soltanto di passato, presente e futuro, ma in realtà è molto di più. E continua con la descrizione. Io credo che sarà uno di quei libri, pochi libri che rileggerò. Io non ho mai riletto nessun libro, ma questo è davvero strepitoso. Io ve lo consiglio davvero, non c'è una pagina di questo libro che non meriti di essere letta. Ed è talmente visionario, pazzo, folle, che mi è piaciuto ed è sicuramente entrato sia l'autore sia il libro nei miei libri preferiti in assoluto. Quindi ve lo consiglio, straconsiglio, fatemi sapere se l'avete letto, chi l'ha letto e cosa ne pensate. Io andrò sicuramente a recuperare tutti gli altri suoi titoli. Tra l'altro so che per la Corte Editore uscirà a breve un altro suo nuovo titolo. Quindi, insomma, amanti di Jonathan Carroll, sintonizzatevi e stay tuned. Io vi saluto, vi lascio la cornice naturalistica. E vi lascio qui sotto tutti i link degli altri canali che hanno partecipato a questa iniziativa. Vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!